Ciao, ciao a tutti, eccomi qui. Oggi vi voglio parlare di viaggi organizzati e preparati, non in un tour operator, ma organizzati da noi, fossero anche solo per non so, 2 o 3 giorni o una vacanza intera, scelti e preparati da noi a tavolino, grazie ai nostri amici libri. Prima però, volevo farvi notare il rossetto che è in perfetto pandan con la mia maglia. L'ho proprio pescato a caso, non sono stata a scegliere e ho azzeccato. Bene, chiusa la parentesi. E dicevo, una volta quando ero una ragazza, quando eravamo più giovani, si partiva un po' così all'avventura. Adesso invece, da parecchi anni a questa parte, mi piace studiare l'itinerario, vedere i posti da visitare, magari qualche angolo, qualche borgo non tanto famoso, ma però prezioso, perché noi abbiamo davvero un paese che è stupendo. Ogni angolo ha una sua peculiarità, una sua bellezza da scoprire. Io non ho viaggiato tantissimo, però ecco, in Europa ho visto un po' di posti, sono stata, vabbè, in Francia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra, nella Repubblica Ceca, in Austria, insomma, un po' di posti li ho visti, però resto dell'idea che l'Italia è imbattibile, per cui davvero mi sono prefissa, proprio di prefissa, prefissata, vabbè, insomma, ho deciso di voler visitare bene l'Italia anche negli angoli meno conosciuti. E infatti sono contenta perché quest'estate ho visto un bel po' di posticini anche vicino a casa mia che non conoscevo e sono felice di averli scoperti, di averli visitati. Comunque l'aiuto, un aiuto prezioso ci viene, come dicevo prima, dai nostri amici libri. Io attingo, allora per anni io sono stata abbonata a Selezione del Reader Digest e da Selezione appunto c'era la possibilità di acquistare a volte dei libri, buoni libri, a ottimi prezzi e io negli anni passati ne ho approfittato veramente a piene mani. Il libro che consulto di più quando devo preparare un viaggio in Italia è questo. 100 itinerari italiani. Lo trovo davvero esemplare, nel senso che sì, ti fa l'itinerario di città famose, diciamo, conosciute, ma contemporaneamente ti indica anche le località meno conosciute, il modo di raggiungerle, ti mette anche le piantine, le schede così e soprattutto ti mette anche le produzioni del posto, la gastronomia particolare. L'ho trovato davvero tanto tanto utile anche per i viaggetti che ho fatto quest'anno. Poi chiaramente per oltre agli itinerari bisogna andare anche a scoprire la bellezza e i tesori dell'Italia. E infatti mi sono comprata sempre anni fa questo bel tomo che si chiama appunto Tesori d'Italia. E questo libro è molto bello perché oltre a descrivere gli itinerari, le opere d'arte, gli edifici, tutto quanto, le sculture, i quadri, i musei delle varie città italiane, tra l'altro tutte con le loro piantine, va proprio a fare anche una suddivisione per periodi, diciamo, e anche per popoli. Nel senso, se qualcuno è appassionato di storia romana, c'è la sezione tutta dedicata alla storia romana e come è distribuita sul territorio italiano, così per i fenici, per i greci e così via. Anche questo,
ho attinto a piene mani anche da questo. E così anche per questo, le splendide città d'Italia. Anche questo è utile, molto bello, fatto bene, sempre da selezione del Reader Digest, e riporta appunto le splendide città d'Italia, sempre corredato dalla loro piantina, le città, ma anche i borghi più importanti intorno, sempre con suggerimenti molto interessanti. Del Touring Club Italiano invece questo, anche questo, Italia da scoprire, come vedete, viaggio nei centri minori. Come dicevo prima, ci sono paesini magari di poche centinaia di abitanti che sono delle perle veramente da scoprire, da visitare. E qui ci sono davvero tanti, tanti, tanti suggerimenti appunto sui borghi e sui centri minori della nostra bella Italia. Quest'altro pure è una guida Capital, l'avevo acquistato penso quando ero iscritta al club degli editori, perché per un certo periodo di anni appunto ero iscritta al club degli editori. Questo da suggerimenti per viaggetti brevi, appunto weekend per un anno. Sono 365 suggerimenti per weekend e in poche pagine viene descritto appunto il luogo che si vuole andare a visitare, l'itinerario da seguire e poi anche suggerimenti circa i ristoranti, le cose da vedere, i ristoranti e anche i posti dove alloggiare, dove dormire. Utile anche questo. Poi un'altra curiosità, un altro libro molto molto interessante, perché che ho scoperto grazie a Striscia la Notizia. Non so se seguite ogni tanto Striscia la Notizia, ci sono i servizi di Davide Rampello che va alla ricerca anche lui dei borghi sconosciuti, o più che sconosciuti, meno conosciuti italiani. Paesi e paesaggi di Davide Rampello, appunto. Avete presente quello che va in giro con quella specie di trono su cui sedersi, che termina i suoi servizi dicendo venite a, così, non come turisti ma come ospiti. Anche qui tantissimi suggerimenti, ma tra l'altro è scritto in un modo, in così, con una prosa che lo fa sembrare un romanzo più che un libro descrittivo di paesi e di paesaggi. È affascinante, mi è piaciuto tanto anche solo da leggere. Poi una cosa un po' più pratica, due cose un po' più pratiche. Questo, sempre del Touring, dormire low cost, che riporta suddivisi per regioni e per città gli alberghi e i bed and breakfast dove si può dormire e alloggiare dignitosamente senza essere svenati. Anche questo mi è venuto molto utile, proprio quest'anno. E per finire, anche se è una guida un po' vecchiotta, perché ha quasi 10 anni, perché è del 2007, una guida dell'Espresso, alberghi e ristoranti d'Italia. Perché diciamocelo, si va in giro, si va a spasso, ma vogliamo anche mangiare, possibilmente mangiare bene. E anche qui c'è qualche notizia, qualche indirizzo interessante. Non ci sono solo gli indirizzi così elencati, ma ci sono proprio tutte le peculiarità, e anche qui, oltre appunto la descrizione degli hotel o dei bed and breakfast o dei ristoranti, anche le cose da vedere nei dintorni. E così io sono sicura, quando viaggio in Italia, di essere ben preparata. Spero vi sia piaciuto il video, che lo abbiate trovato un pochino utile.
E vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso. Ciao ciao!